Eccoci, siamo in diretta, siamo su Bridges of Light, Ponti di Luce, e io sono Arianna Mendo, e felice come sempre di essere qui con voi, con questo pubblico, e come sempre mi piace salutare all'inizio Gaetano e Silvia, che si prodigano tanto per questo bellissimo canale che permette di affrontare argomenti sempre molto molto interessanti sul fronte appunto della spiritualità. Adesso chiaramente aspetto che le persone comincino a collegarsi, e prima chiaramente di dare il via all'argomento di questa nostra serata. E intanto comincio a salutare le prime persone che si sono collegate. Vedo qui Eleonora, vedo Sergio, grazie, vi saluto dallo spazio del cuore e da questo periodo che ormai è vicino al Natale, ci avvicina al Natale, e quindi sono anche saluti per augurarvi un Natale luminoso e un ottimo inizio di anno. Ecco, vedo tante altre persone che si stanno collegando, quindi un grazie a tutti per essere qui, mi fa molto piacere ricevervi e accogliervi in questo bellissimo spazio di Ponti di Luce, Bridges of Light. Questa sera, tra l'altro, io farò appunto una pausa da quelle che sono stati gli ultimi incontri dove ho trattato l'aspetto della meditazione, un aspetto a me molto caro, un aspetto che riprenderemo dopo questo periodo natalizio. Ma invece per questa diretta di questa sera, quella che ci sarà domenica sempre alle 22, riprendo invece l'altro mio argomento privilegiato che mi sta molto a cuore, che è quello dell'astrologia. E sono stata in effetti introdotta qui a Ponti di Luce attraverso Mirella Restuccia, che ringrazio per avermi accolta in questo bellissimo gruppo, e approfitto qui per salutarla e per farle gli auguri per questo periodo natalizio. Ecco, ero proprio stata introdotta come esperta di astrologia. L'astrologia mi accompagna da tantissimo tempo, è una antica scienza sacra che ho sempre sentito risuonare tantissimo dentro di me e che ritengo che possa veramente aiutarci a vivere meglio, a vivere con una consapevolezza maggiore, che è la consapevolezza della qualità del tempo che noi stiamo vivendo e che stiamo per vivere. L'astrologia infatti si basa su questa sottile risonanza che c'è fra il piano celeste e il piano della terra, perché tutto comunque è collegato, assolutamente, tutto è interdipendente. E gli antichi, che sapevano veramente vivere molto profondamente l'aspetto sacro della vita, l'aspetto spirituale, avevano ben compreso questa legge fondamentale, che tutto è collegato. E quindi in questo meraviglioso universo, perché non posso dire altro, questo meraviglioso universo in cui noi viviamo, pensiamo che noi viviamo su questo pianeta Terra in cui abbiamo deciso di fare la nostra incarnazione, questo pianeta che ruota nei cieli in armonia con tutte le altre sfere, e noi facciamo parte di questo sistema solare con i suoi vari pianeti, e ogni pianeta è davvero una forza celeste a sé, un archetipo, un'energia, o potremmo anche dire una coscienza, che si esprime quindi in maniera diversa e che ha un influsso proprio sulla nostra vita qui sulla Terra e su ognuno di noi, perché noi, come splendidi esseri umani, che poi siamo esseri spirituali, siamo stati concepiti per vivere fra cielo e terra e per trovare un equilibrio quindi fra questi due elementi. Ed ecco allora che l'antica saggezza dell'astrologia ci permette proprio di comprendere quali sono
quei movimenti planetari, perché il cielo è in continuo mutamento, quei movimenti planetari che in qualche modo possono influenzare quindi la nostra vita. Ma influenzarla non significa essere qui e subire ciecamente questi influssi. Se noi li andiamo a conoscere, possono diventare uno strumento formidabile proprio per vivere con maggiore consapevolezza e per dirigere meglio quella che è la nostra vita. Immaginiamo proprio la nostra vita un po' come essere su una barca e questa barca va direzionata. Ecco, conoscere i movimenti astrali ci permette proprio questo, di direzionare meglio la nostra vita. Ecco, intanto sono tante le persone che vedo collegate, saluto veramente tutti, anche se non posso nominarvi adesso uno ad uno, ma vi ringrazio davvero per essere qui. Ecco, allora, l'astrologia si basa appunto su, dicevo, sul nostro sistema solare e sono stati scelti in questo sistema solare come costellazioni che hanno un influsso sulla nostra vita come esseri umani, sono stati scelti 12 segni, ma non certamente a caso, sempre con estrema saggezza e capacità di osservazione. Perché proprio questi 12 rispetto a tutte le costellazioni che ci sono nell'universo? Perché questi 12 segni sono quelli collegati al moto del Sole. Certamente noi sappiamo che il moto del Sole è apparente, però se noi lo guardiamo dalla Terra, dove appunto noi facciamo la nostra esperienza spirituale di evoluzione, il Sole sembra proprio muoversi nell'arco dell'anno lungo questi 12 segni. E siccome il Sole è l'astro che ci dà la vita, senza il Sole noi non potremmo essere qui e vivere su questo pianeta, ecco, il Sole è proprio l'astro che ci caratterizza maggiormente. Quindi quando noi diciamo che siamo nati sotto un determinato segno, significa appunto che il Sole in quel momento si trovava a viaggiare, diciamo così, proprio in quella determinata costellazione. E per questo quella costellazione ci caratterizza tantissimo. Quindi ha senso anche conoscere, diciamo, quello che è l'andamento del nostro segno di nascita, anche se poi bisogna sottolinearlo che per sapere veramente con precisione qual è l'andamento del nostro anno è necessario vedere e analizzare il nostro tema personale. Che cos'è il tema personale? Il tema personale è quel tema astrale che viene redatto sulla base del nostro giorno di nascita, comprensivo dell'ora e del luogo in cui si nasce, perché certamente il luogo ha un influsso importantissimo. Non nasciamo mai a caso, lo diceva molto bene Yogananda, un grande saggio iniziato che essendo dell'India conosceva molto bene la scienza sacra dell'astrologia, e lui affermava appunto che noi nasciamo quando i raggi celesti sono in quella armonia geometrica e matematica che permetterà appunto al nostro destino evolutivo di appunto svilupparsi. Quindi il tema natale è questo imprinting energetico con cui noi appunto veniamo alla luce. Conoscerlo significa veramente avere una consapevolezza del nostro cammino evolutivo, anche perché il nostro tema di nascita è il frutto anche del nostro cammino precedente, di una scelta che noi facciamo prima della nostra incarnazione, che è quella di sperimentare determinati aspetti della vita, di fare determinate esperienze, di far emergere certi talenti e anche di affrontare quegli argomenti che ancora non sono stati del tutto compresi. Quindi è uno strumento di autoconoscenza straordinario. Ed ecco che se noi appunto ci avviciniamo al nostro tema di nascita di anno in anno, noi possiamo comprendere
con molta precisione quello che può essere il nostro cammino evolutivo. Diamo un aiuto, anche una spinta al nostro percorso. Però chiaramente questo non è qualcosa che posso fare nell'ambito di un incontro come questo, è un incontro personalizzato e per questo sono chiaramente a disposizione se qualcuno fosse interessato ad approfondire proprio il suo tema di nascita, sia come conoscenza del suo imprinting energetico con cui è venuto alla luce, ma anche proprio per conoscere meglio come sarà l'andamento di questo anno nuovo che ci aspetta. Però ripeto che comunque conoscere già l'andamento del nostro segno di nascita è comunque importante. Bene, fatta questa premessa, vorrei un attimino parlare degli spostamenti planetari più interessanti di questo nuovo anno, prima di arrivare a presentarvi oggi, appunto questa sera, i segni di fuoco e i segni di terra. Ho fatto una divisione, perché poi la prossima volta, cioè domenica, affronteremo i segni di aria e di acqua, proprio per poter essere più approfondita nella mia analisi e non fare tutto proprio di corsa. Quindi adesso cercherò un po' di presentare quello che è l'andamento nel cielo dei pianeti in questo nuovo anno. Proprio perché, dicevo, il cielo è in costante mutamento e d'altra parte noi sappiamo come una delle leggi basilari del nostro universo è proprio che tutto è sempre in cambiamento, no? Non c'è nulla assolutamente di statico e i pianeti questo lo rappresentano benissimo, perché i pianeti sono sempre in continuo movimento e si muovono appunto lungo questi segni dello zodiaco. Ci sono pianeti più lenti e pianeti più veloci. Allora, i pianeti più lenti, che sono tra l'altro quelli più lontani rispetto alla Terra, sono quelli che determinano i cambiamenti più profondi, sia nel singolo individuo, ma anche a livello più generale, a livello quindi dei cambiamenti sociali, politici, di quello che anche può essere il futuro delle nazioni, perché anche le nazioni nascono proprio con un loro imprinting energetico. Per esempio l'Italia viene considerata astrologicamente, secondo l'astrologia più antica del Leone, però il tema che si guarda oggi è quello che è stato redatto nel momento in cui è stata creata la Repubblica e quindi a giugno, e quindi appartiene al segno dei Gemelli, con un ascendente nel segno dello Scorpione. Ecco, quindi ci sono questi pianeti più lenti che hanno questi influssi molto molto importanti e poi ci sono invece i pianeti più veloci che hanno un influsso meno determinante, ma sempre ci danno quei momenti che possono essere più propizi, più agevolati, o anche invece quelli che possono essere a volte un pochino più tesi. Quindi ogni pianeta ha chiaramente una sua funzione molto precisa, perché ogni pianeta, appunto dicevo prima, rappresenta un archetipo, una forza, una coscienza ed è in relazione a determinati aspetti che adesso appunto andremo a vedere. Sicuramente il 2020 è un anno molto interessante, è un anno anche molto forte energeticamente. Perché dico questo? Perché il 2020 conoscerà la presenza di ben tre pianeti tra quelli lenti nel segno del Capricorno, un segno di terra, un segno cosiddetto cardinale, perché si trova all'inizio di una stagione. Infatti il segno del Capricorno battezza quello che è il solstizio d'inverno. E quindi per questo motivo la presenza di ben tre forze astrali lente nello stesso segno esprime una grande, grande forza
che viene data proprio da questo segno. Ora, quali sono questi tre pianeti lenti che si troveranno, e già si trovano in realtà, nel segno del Capricorno? Sono Plutone, Saturno e Giove. Plutone, che è il pianeta più lontano del nostro sistema, è un pianeta che rappresenta la nostra capacità di trasformarci molto profondamente, di trasformarci interiormente. È anche un pianeta collegato alla nostra capacità di seguire le nostre ambizioni, è legato al benessere ed è legato anche alla ricchezza. Mentre Saturno è il pianeta delle grandi decisioni, è il pianeta che ci permette di tagliare con il passato, con quegli aspetti che non ci servono più, che sono ormai superati, quindi è proprio un pianeta che ci aiuta a potare. Anche Saturno comunque ci porta molto nella nostra interiorità, perché è un pianeta che ci porta a riflettere appunto su quegli aspetti della vita che noi vogliamo ancora portare avanti. Saturno, e quindi queste sono domande importanti proprio per chi appartiene al segno del Capricorno, o se avete l'ascendente in Capricorno, ecco perché l'ascendente, che rappresenta la posizione del Sole al momento della nostra nascita, ha un forte influsso nel nostro tema di nascita. Quindi chiaramente se avete un ascendente nel segno appunto del Capricorno, o questa sera appunto nei segni di fuoco e di terra che esaminiamo, fate assolutamente caso a quello che verrà detto come previsioni evolutive. Quindi il Saturno, dicevo, porta proprio a delle riflessioni molto molto profonde, interiori. È il momento proprio per guardarci dentro. E pensate che quest'anno Saturno e Plutone saranno congiunti per buona parte dell'anno nel segno del Capricorno, e quindi porteranno veramente chi appartiene a questo segno, in particolare i rappresentanti della terza decade di questo segno, a riflettere proprio sulla loro vita, ed è importante quindi guardarsi veramente dentro per capire con chi e con che cosa si vuole continuare, ma anche per decidere che cosa lasciare indietro e trasformare profondamente. Giove invece è il pianeta che ci porta regali, ci porta doni, ci porta occasioni ed opportunità. È un pianeta di espansione, e quindi al tempo stesso nel segno del Capricorno ci sarà proprio questa presenza di Giove, che sarà un grande sostegno ai rappresentanti del segno, che potranno trovare nel corso dell'anno proprio quelle occasioni e quelle opportunità per portare avanti delle ambizioni, dei sogni, dei progetti. E quindi direi proprio al Capricorno di inseguire le sue ambizioni, perché comunque anche Saturno al tempo stesso è un pianeta che aiuta a costruire, aiuta a realizzare concretamente. E chi più di voi nativi del Capricorno non avete proprio queste, avete proprio, chi più di voi ha proprio questo elan, questa spinta a voler costruire, a voler seguire delle ambizioni, perché proprio nella vostra natura è quello di realizzare, e quindi questo anno che arriva è davvero importantissimo per voi. Tra l'altro Urano, che è un altro pianeta lento, importante. Urano è il pianeta che ci permette le svolte e i cambiamenti. Si trova e si continuerà a trovarsi nel segno del Toro, quindi un altro segno di terra, e sarà in ottimo aspetto proprio anche con il Capricorno, permettendo quindi a questo segno di svoltare proprio, di
apportare nuova linfa nella propria vita, no? Quindi un altro pianeta importantissimo per il Capricorno. Saranno soprattutto i Capricorno della prima decade a risentire di questo influsso importante di Urano. Però fate anche un attimino attenzione agli influssi, perché gli influssi planetari non sono poi sempre così, diciamo, legati alle decadi. In che senso? Che dipende anche molto dalla nostra costituzione, cioè da come noi siamo in grado di percepire gli influssi. Allora, ci sono persone che risentono degli influssi anche prima che l'influsso diventi proprio preciso, persone invece che vivono l'influsso, lo sentono proprio nel momento preciso del passaggio, e qualcuno che a volte lo sente invece un pochino dopo, quindi un pochino a scoppio ritardato. Questo dipende molto proprio un po' dalla nostra predisposizione personale. Ecco, quindi Urano nel segno del Toro, mentre Nettuno continuerà, Nettuno è un pianeta lentissimo, pensate che rimane 14 anni in ogni segno, Nettuno continuerà il suo percorso nel segno dei Pesci, quindi il segno d'acqua dei Pesci, in particolare influenzando la seconda decade di questo segno. Ecco, quindi questi sono i pianeti appunto lenti, come si muoveranno nel corso di questo anno. Ma veniamo adesso, io direi proprio di cominciare questa carrellata dei segni appunto di fuoco e di terra, partendo quindi dal segno dell'Ariete, d'accordo? Quindi il segno di fuoco dell'Ariete. Poi vedrò anche eventualmente se ci sono appunto magari dopo qualche, se ci sarà magari qualche commento o qualche domanda. Quindi cominciamo da questo segno dell'Ariete, segno di fuoco. Beh, anche per l'Ariete questo sarà un anno molto molto importante, un anno assolutamente fondamentale. Perché questo? Intanto perché proprio questi pianeti che, di cui abbiamo parlato, che si vengono a trovare nel segno del Capricorno, incideranno molto nel vostro percorso. Perché? Allora, perché il Capricorno, rispetto all'Ariete, non si trova in effetti in una posizione astrale, diciamo così, favorevole, no? Sono in una posizione, si dice in linguaggio astrale, di quadratura. Quindi saranno un po' faticosi questi tre pianeti, Giove, ripeto, Saturno e Plutone, saranno un po' faticosi. Ecco, però cosa vuol dire questo? Che vi dovrete impegnare molto in questo anno che arriva, voi arietini, ma a voi sicuramente l'energia non manca mai, avete sempre un'energia esplosiva. Semplicemente dovrete appunto impegnarvi di più in questo anno, perché appunto potrebbero esserci ogni tanto degli ostacoli, ogni tanto qualche impedimento, ma questo non significa assolutamente che non potrete realizzare ciò che vi sta a cuore. Dovrete farlo appunto mettendoci tanta tanta energia. In particolare mi riferisco soprattutto al settore del lavoro, che è quello che sarà più influenzato da questa triade che si trova nel segno del Capricorno. E quindi è proprio lì che dovrete concentrare moltissime energie, mettere molto del vostro impegno, proprio lì, nel lavoro. Ma non vi manca appunto l'energia, soprattutto perché quest'anno, e questo è un aspetto importantissimo, Marte, che è il vostro astro guida, ed è il pianeta che vi dà poi tutta quella spinta energetica, quell'impulso, quell'intraprendenza e anche il coraggio che vi caratterizza. Bene, pensate che Marte sarà nel vostro campo, sarà nel vostro segno per tantissimi mesi, e cioè dal 29 di giugno fino alla fine dell'anno. Marte, che è un po' il direttore d'orchestra del cielo,
rimane in genere soltanto 2 mesi in ogni segno. Invece quest'anno farà un anello di sosta lunghissimo e sarà quindi in gioco per molto tempo nel vostro spazio zodiacale. Questo cosa vuol dire? Che vi sarà di grande sostegno, vi darà veramente tutta quella energia di cui avrete bisogno, diciamo, per contrastare un po' gli aspetti faticosi che arrivano dal Capricorno. Quindi davvero l'energia non vi mancherà per impegnarvi. E sarà un'energia propulsiva e che vi darà appunto intraprendenza, coraggio per portare avanti i vostri obiettivi. Ecco, quello che mi preme anche sottolineare a voi nativi dell'Ariete è che al tempo stesso quest'anno che viene, dal 27 gennaio fino al 21 di ottobre, avrete anche presente nel vostro spazio zodiacale la cosiddetta luna nera. La luna nera è un aspetto, una forza celeste che non tutte le scuole di astrologia considerano, ma io provengo da una scuola che ha studiato a lungo invece questa forza, che è un po' una forza che a volte ci priva, ci toglie qualcosa, ma soprattutto può incidere anche sull'aspetto della salute. Ora, questa lunga permanenza della luna nera nel vostro segno, che cosa vi vuol dire? Di stare solo un pochino più attenti alla vostra salute, quindi prendetevi veramente cura di voi stessi, questo è importantissimo, soprattutto tra l'altro se anche non siete più giovanissimi, perché chiaramente andando un po' avanti con gli anni c'è bisogno di stare un pochino più attenti alla nostra salute fisica, quindi ecco, quindi prendervi molta cura di voi stessi e anche nei vostri progetti, essere sempre molto attenti alle persone con cui relazionate, perché potrebbero esserci a volte per via di questa presenza magari, ecco, un po' di invidie o magari di trame nascoste alle vostre spalle, quindi questo è un aspetto un pochino a cui fare attenzione. Ecco, il cielo proprio ci aiuta in questo senso, non ad affrontare l'anno magari con dei timori, ma ci aiuta a capire quegli ambiti dove abbiamo bisogno di porre un pochino più di attenzione, no? Perché è così, no? Ci sono sempre gli aspetti più luminosi e gli aspetti magari invece un pochino più difficili. La vita è fatta di ambedue questi aspetti e il cielo ci aiuta proprio a capire sia dove dobbiamo mettere di più il piede sull'acceleratore, ma anche dove invece abbiamo bisogno di stare un pochino più attenti. Se noi troviamo l'equilibrio fra questi aspetti, bene, potremo vivere proprio con proprio più serenità, con questa consapevolezza, il nostro anno. Ecco, e poi che cos'altro dire? Ecco che il pianeta Saturno, io ho detto che appunto rimarrà nel segno del Capricorno, ma attenzione, in questo anno interessante che è il 2020, Saturno comincerà a far capolino anche nel segno successivo dell'Acquario, segno di aria, e questo quando esattamente? Saturno appunto passerà il 23 di marzo nel segno dell'Acquario, dove rimarrà fino al 1 di luglio, e in questo periodo sarà favorevole per l'Ariete, soprattutto per quegli Arieti che appartengono alla prima decade. E pertanto agli Arieti nati fra il 21 e il 31 di marzo. Saturno favorevole aiuta tantissimo a realizzare, a costruire, e quindi siate davvero lungimiranti. E questo però lo posso dire un po' per tutti gli Ariete, perché comunque poi Saturno a fine 2020 passerà decisamente in Acquario, quindi guardate la vostra vita in prospettiva. Fate progetti, perché partirete poi avvantaggiati
da fine 2020 e poi nel 2021, perché avrete già preparato il terreno per poter costruire proprio il vostro futuro. E a voi dell'Ariete piace comunque fare progetti, vivete molto nel presente, ma siete sempre appunto spinti verso il futuro perché avete sempre voglia di porvi nuove mete, quindi è proprio il momento per preparare il vostro terreno. Non abbiate quindi timore se trovate ancora in questo 2020, ripeto, qualche piccolo ostacolo. Marte comunque vi permetterà di superarli. E quindi direi proprio che la vostra parola chiave è grinta e proiezione verso il futuro. Queste le due parole chiave per il vostro 2020 e faccio veramente i migliori auguri a questo segno così interessato dai pianeti in questo nuovo anno. Tra l'altro avrete anche Venere particolarmente favorevole nel periodo che va dal 4 di aprile al 7 di agosto. E Venere, quando è favorevole, aiuta gli affetti, aiuta l'amore, quindi segnatevelo questo periodo 4 aprile, 7 agosto, perché sarete baciati dalla fortuna, perché Venere è anche la fortuna, e anche aiutati nelle situazioni affettive, nelle situazioni di comunicazione e nello studio. Un periodo anche quello molto adatto a pianificare dei viaggi. Questo per l'Ariete. E veniamo adesso al secondo segno di fuoco, e cioè il segno del leone. Quindi un saluto a tutti i leoncini e un grande augurio anche a voi per questo nuovo anno che si sta avvicinando. Chiaramente se avete l'ascendente in leone, attenti anche a queste previsioni. Che cosa vi attende per questo nuovo anno, voi del leone? Bene, innanzitutto direi proprio anche per voi questo influsso importante di Marte dal segno amico dell'Ariete. Quindi anche per voi del leone, nel periodo compreso tra il 29 di giugno e fino alla fine dell'anno avrete Marte favorevole. Quindi un asso importante, perché Marte vi darà appunto, anche a voi darà molta energia, darà grinta ed intraprendenza, darà grande voglia di fare, grande vitalità. E questi sono aspetti importanti per voi che appartenete ad un segno di fuoco. In particolare devo dire che per voi appunto questa presenza di Marte favorirà tantissimo l'estero. Quindi direi e consiglierei alle persone del leone di guardare molto a progetti che vanno fuori dal nostro paese, soprattutto se siete giovani e quindi siete magari alla ricerca di un lavoro, di una sistemazione, avete voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, il 2020 è l'anno giusto per buttarvi. Guardate oltre l'orizzonte appunto del nostro paese, è il momento giusto per fare un passo all'estero, perché vi potrà portare veramente molta molta fortuna. Quindi Marte è appunto il pianeta che vi proteggerà in questo anno. E poi, che dire, quali altri transiti sono importanti per voi? Anche per voi Venere sarà a lungo favorevole dal segno dei Gemelli, ripeto le date, dal 4 di aprile al 7 di agosto, e favorirà anche per voi l'amore in quel periodo, i contatti e soprattutto nel vostro caso le amicizie, che risplenderanno in quel periodo. In quel periodo potrete fare nuovi incontri per quanto riguarda proprio il campo delle amicizie, e le amicizie scalderanno davvero il vostro cuore.
Poi un aspetto molto importante che riguarderà soprattutto le persone del leone nate nella prima decade e quindi nel periodo di luglio, è la presenza che ci sarà di Saturno nel segno opposto dell'acquario. Che cosa significa questo? Che dovrete cominciare, leoncini della prima decade, a pensare a ciò che desiderate potare nella vostra vita, quello che è necessario tagliare, andrà tagliato. E quindi comincerà per voi proprio, direi, un esame un po' di coscienza di quello che desiderate lasciare indietro. Perché sapete, la funzione di Saturno è davvero molto molto importante all'interno delle nostre vite. Saturno è il pianeta ultimo visibile, pianeta dagli anelli, no? E ha questa funzione importante, un grande maestro di vita. Pensate che passa solo ogni 30 anni nel nostro segno, no? E Saturno vuole proprio insegnarci a lasciare andare, perché per poter riempire di qualcosa di nuovo abbiamo bisogno di lasciare andare. È importante a volte proprio non attaccarci alle cose, lasciare andare quelle cose del passato che non ci sono più necessarie, se no, come facciamo a far entrare il nuovo? Questa è una domanda proprio da chiedersi quando c'è un passaggio di Saturno. E quindi Saturno richiederà questo alle persone del Leone. E siccome sarà in opposizione, sarà una forza estremamente potente. E diciamo che se la persona del leone teme magari di fare questo tipo di esame, ecco che allora la vita stessa verrà incontro e sarà lei a decidere che cosa potare nelle nostre vite. Mentre se noi agiamo appunto con consapevolezza e quindi facendo una riflessione, potremo essere noi gli autori del nostro destino e decidere che cosa vogliamo lasciare indietro. Certamente vorrei comunque sottolineare che a volte, comunque, Saturno, quando è in opposizione, anche lui un po' spinge dove noi abbiamo bisogno di potare, perché a volte non è sempre facile per noi vedere. No? Qualche volta ci è difficile vedere con chiarezza nelle nostre vite. Siccome Saturno è un maestro, se non riusciamo noi a fare questa valutazione, sarà lui a venirci incontro e proprio a schiacciare quel bottone importante, che in questo caso direi che per il leone sarà soprattutto legato alle relazioni, no? Alle relazioni più importanti della nostra vita. E quindi magari venirci a dire se c'è qualcuna di queste relazioni che ormai può essere lasciata indietro in qualche modo o va magari strutturata diversamente. Ecco, questi proprio gli aspetti importanti, direi, nella vita di chi appartiene a questo segno del leone. Quindi, che dire, quali possiamo dire che sono le parole chiave per chi appartiene al segno del leone? Sono intraprendenza e potatura, ecco, queste le due parole chiave proprio del leone. E vorrei anche invitare i leoni che appartengono alle decadi seguenti di comunque cominciare a fare questa valutazione nella propria vita. Un campo importante sarà comunque perché ecco, dove si troveranno i pianeti come Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, cosa influenzeranno in particolare per il segno del Leone? Influenzeranno proprio e soprattutto il settore del lavoro, il lavoro soprattutto nel quotidiano e quindi anche lì per voi tante energie andranno proprio spese anche in questo campo. E adesso veniamo invece al segno del Sagittario, il terzo segno di fuoco.
Quindi un saluto a tutti voi del Sagittario, a chi del Sagittario mi sta ascoltando, e un augurio anche a voi per questo nuovo anno. Di sicuro voi venite comunque da un anno che è stato produttivo, perché Giove, che è il vostro tra l'altro astro guida, il pianeta della fortuna, è stato nel vostro segno, vi ha accompagnato in questo 2019, e quindi qualche bel regalo ve l'ha sicuramente fatto e portato. E quindi mi auguro che voi, ma di solito questo è nella vostra natura positiva, siate grati di questi regali che Giove vi ha portato, regali che sicuramente potete comunque ancora portare avanti in questo anno che viene, no? Perché ci portiamo dietro quello che gli anni precedenti appunto hanno saputo darci. Quindi venite da un periodo sicuramente molto produttivo. E voi che siete insomma gli ottimisti dello zodiaco, che dire, questo nuovo anno anche voi avrete Marte favorevole per questo lungo periodo che va da fine giugno fino al 31 dicembre, no? E quindi un asso importante per voi, e anche voi Marte darà grinta, darà quell'audacia di cui siete appunto, per cui siete anche famosi, e vi darà entusiasmo, vi aiuterà nello sport, nelle attività fisiche, nelle attività all'aria aperta che a voi piacciono tantissimo, no? Quindi anche per voi, ecco, Marte sarà un grande, grande sostegno. In particolare Marte per voi inciderà in quello che è il settore legato ai divertimenti, ai vostri hobby, e a voi piace comunque passare comunque in allegria il vostro tempo, avete spesso hobby e interessi da coltivare, per cui metterete molta energia in tutto questo. E anche l'amore proprio al di là di quello che può essere il contratto, potrà trarre molto vantaggio, no? In questo nuovo anno, per cui per esempio potranno, soprattutto per i giovani, nascere innamoramenti, flirt, quindi potrà nascere anche il grande amore, ecco, questo Marte ve lo potrà anche portare. Quindi è una bellissima nota di energia per voi appunto che siete già così positivi, proprio come temperamento. Quindi direi che proprio questo è il pianeta che più vi proteggerà, che più vi sarà vicino in questo nuovo anno. E poi Saturno, quando passerà in acquario, e questo appunto nel periodo che va dal 23 di marzo fino al 1 di luglio, vi sarà compagno benaugurante, e anche per voi, ecco che Saturno, per voi Saturno sarà particolarmente costruttivo, e sentiranno questi strali positivi soprattutto i Sagittario della prima decade, no? Quindi quelli che appartengono al mese di i nati nel mese di novembre. Quindi ecco, Saturno quando è favorevole aiuta a costruire, aiuta a realizzare, a diventare particolarmente concreti. Quindi è il momento per i nativi della prima decade del Sagittario in questo 2020, è il momento per diventare più concreti, per disperdere meno le vostre energie e realizzare quelle ambizioni e quei progetti che vi stanno particolarmente a cuore. Tra l'altro questo Saturno in particolare aiuterà gli studi, aiuterà tutto quanto fa comunicazione, aiuterà anche a realizzare e a progettare dei bei viaggi, e voi siete effettivamente i globetrotter dello zodiaco, vi piace tantissimo spaziare in altri luoghi, vedere in altri orizzonti, no? Quindi è un anno particolarmente adatto proprio per questo. Un pochino di attenzione invece a Venere, che sarà in opposizione dal segno dei Gemelli tra il 4 di aprile e il 7 di agosto, e quindi essendo in opposizione potrà un pochino intralciare l'aspetto magari affettivo, che potrebbe diventare
un po' più faticoso in quel periodo, quindi un pochino di attenzione a questo. E invece i tre pianeti che si trovano a viaggiare nel segno del Capricorno influenzeranno in particolare per voi il settore del denaro, e quindi lì ecco che avete bisogno di mettere un pochino di riflessione, organizzarvi meglio e soprattutto non fare il passo più lungo della gamba, perché ecco, a volte questo è un aspetto che vi contraddistingue, no? Tendete un pochino a volte a magari spendere più di quello che potete fare, e colti dal vostro ottimismo e entusiasmo magari rischiare anche un po' troppo. Ecco, non è il momento adatto per questo, è il momento invece adatto un attimino per riorganizzarvi da questo punto di vista e guardare con più attenzione spese o acquisti che volete fare. C'è comunque Giove in questo campo, quindi Giove vi sosterrà, però sempre con un pochino di prudenza e guardando un pochino con attenzione dove fare i vostri passi. Ecco, quindi questo è un po' quello che si presenta in generale per questo nuovo anno. Quindi quali le parole chiavi? Senz'altro avanti tutta con entusiasmo, con grande anche prospettiva, con lungimiranza, perché questo è il regalo che farà Saturno e anche i nativi della seconda e terza decade, anche se non saranno ancora direttamente interessati da questo transito favorevole, da questo aspetto favorevole di Saturno, cominciate a vedere in prospettiva e a costruire per il vostro futuro. Ecco, con questo abbiamo chiuso la carrellata dei segni di fuoco e vediamo adesso invece i segni di terra, che appunto sono particolarmente interessati dai transiti planetari, no? Proprio per quella presenza importante dei tre pianeti lenti nel segni di terra. E cominciamo quindi dal Toro, quindi saluto tutti i rappresentanti del Toro, anche a voi i migliori auguri per questo nuovo anno che sta per arrivare, un anno ancora importantissimo per voi perché siete caratterizzati dal passaggio di Urano. Urano è un pianeta che rimane ben 7 anni in ogni segno, già lo scorso anno avete avuto questa presenza, una presenza che continua, una presenza che soprattutto caratterizza i nativi della prima decade, quindi quelli nati nel mese di aprile, no? Del Toro. Però in ogni caso anche gli altri nativi potrebbero già cominciare a sentire gli strali di Urano, perché comunque è nel vostro segno. Quindi che cosa vuole dirvi questo Urano? Allora, Urano è un pianeta di grandi cambiamenti, è il pianeta che permette svolte importanti, no? Ed è anche un pianeta che a volte, ecco, porta le svolte e i cambiamenti improvvisamente, no? E inaspettatamente. Quindi diciamo che è un'energia che non è tanto in sintonia con voi. Perché? Perché voi normalmente siete un segno che soppesa molto le cose, andate molto piano, molto lentamente, non amate molto i cambiamenti, no? Ci pensate tanto prima di cambiare qualcosa. Però Urano vi vuole dare una spinta in questo senso, trovandosi nel vostro segno. E anche qui diciamo che essendo nel vostro segno potete dirigerla voi questa spinta, no? Potete decidere voi in quale nuova direzione portare avanti la vostra vita, assolutamente. Però a volte Urano, appunto, anche lui può fare i suoi giochi, quindi a volte essere lui a portarvi una novità, a smuovere qualcosa se le acque magari sono, il vostro terreno è un pochino troppo no, fermo, ecco, perché diciamo così, se siete un po' troppo fermi, Urano vi vuole scuotere, anche perché Urano desidera proprio come energia, cosa desidera? Desidera
che voi diventiate sempre più voi stessi, che voi esprimiate quello che siete, che esprimiate a fondo la vostra energia originale, la vostra creatività, il vostro talento. E tra l'altro molti di voi Toro siete anche dei creativi, no? Amate l'arte, quindi molte volte comunque operate in un campo creativo. Ecco, Urano desidera che voi esprimiate questa vostra creatività, questi vostri talenti, che diventiate voi stessi, vi spinge proprio in questa direzione, soprattutto ora i nativi della prima decade. Quindi questa è l'energia principale che vi caratterizzerà, e penso appunto che comunque anche gli altri nativi sentano già proprio questa energia, perché comunque Urano è un'energia molto molto dirompente. Sappiate utilizzarla, questa energia dirompente. E che altro dire? Avrete dalla vostra tutti i pianeti in Capricorno. Questo stellium, come si dice in astrologia, Giove, Saturno e Plutone sono dalla vostra e vi permetteranno di costruire. Questa è una cosa bellissima per voi, perché comunque come segni di terra avete bisogno di realizzare in maniera tangibile, in maniera concreta. Quindi pensate in prospettiva, cercate di realizzare le vostre ambizioni, anche perché Giove beneaugurante porta delle opportunità. Opportunità che per voi sono molto legate, tra l'altro, all'estero. Quindi l'estero è favorevole per voi. Potete anche guardare oltre l'orizzonte del nostro paese. Potrebbe arrivare quindi fortuna proprio da lì. Ecco, quindi questi sono proprio gli aspetti più importanti che vi riguardano. E poi vorrei spendere anche una parola a favore del pianeta Mercurio. Mercurio è un pianeta molto veloce, quest'anno rimarrà piuttosto a lungo nel segno del Cancro, e cioè dal 29 di maggio al 5 di agosto, e per voi sarà favorevole, quindi queste date, le ripeto, 29 maggio, 5 agosto, saranno favorevoli per i movimenti di denaro, per le piccole negoziazioni, per gli studi, per gli affari, per anche i viaggi, quindi tenete presente anche questo periodo. Quindi anno importantissimo. Cosa potrei dire come parole chiave? Costruzione e apertura verso il cambiamento. E adesso il segno della Vergine. Quindi veniamo a questo secondo segno di terra. Anche qui un saluto e un augurio a tutte le persone della Vergine che mi stanno ascoltando in questo momento. E beh, anche per voi un anno davvero davvero importante, un anno molto costruttivo questo, perché i tre pianeti che si trovano nel segno del Capricorno, ripeto questa triade, Giove, Saturno, Plutone, saranno per voi favorevoli. Quindi anche voi potete costruire tanto in questo nuovo anno, e potranno arrivare occasioni ed opportunità portate da Giove. Quindi un anno davvero molto molto positivo. Un anno dove ci potrà essere espansione, dove non ci saranno più quei piccoli ostacoli o quegli impedimenti che in questo 2019 ci possono essere stati, perché Giove invece non vi era favorevole, no? E questi tre pianeti saranno soprattutto per voi favorevoli in quello che possono essere le arti, la creatività, e quindi un anno proprio per essere creativi nel senso più ampio del termine. Aiuterà l'amore, no? Aiuterà anche il gioco, quindi ogni tanto, sempre ovviamente con discernimento, ma voi normalmente lo siete molto attenti, potete anche tentare la fortuna, quindi
Anche questo è dalla vostra. E poi Urano, perché Urano che si trova nel segno del toro è anche per voi favorevole. Quindi Urano permetterà svolte e cambiamenti nella vostra vita. Ma è già un po' che Urano è lì, è già dallo scorso anno, già anche prima aveva fatto capolino. E sicuramente molti di voi della Vergine vi state avvicinando a qualche cambiamento o già è in atto qualche cambiamento, qualche svolta importante c'è già stata nella vostra vita. E se così è, quest'anno appunto col favore degli altri tre pianeti potrete andare veramente alla grande, veramente alla grande. E Urano tra l'altro è favorevole per svolte e cambiamenti che riguardano magari l'estero, a cui puntare, ecco, quindi guardare anche verso l'estero che può portarvi fortuna. Quindi anche per voi è davvero un anno importante. Cos'altro potrei aggiungere? Che la lunga permanenza di Marte nel segno dell'Ariete nel vostro caso inciderà molto nel settore dei soldi, soprattutto degli investimenti. Quindi è l'anno per fare dei passi come investimenti, d'accordo? Un anno giusto, ma sempre, ripeto, con la vostra oculatezza, no? Perché voi normalmente non fate il passo più lungo della gamba, ma a volte siete anche troppo prudenti. Bene, quest'anno è l'anno comunque un pochino per magari buttarvi, è anche l'anno in cui potranno arrivare delle risorse dai vostri investimenti, ma fatelo sempre con l'opportuna oculatezza. Ecco, questo è quello che voglio suggerirvi. Le parole chiave per voi: realizzazione e cambiamenti, svolte positive. E ora veniamo al Capricorno. Abbiamo già accennato prima a degli aspetti che riguardano questo segno, proprio perché è un po' il segno, direi, al centro dell'attenzione celeste in questo anno, no? Così importante per voi. Vediamolo quindi ancora un pochino più nel dettaglio. Questa triade, come dicevo, Giove, Saturno e Plutone, così importante, Giove interesserà per tutto l'anno tutti voi, prima, seconda, terza decade. Accoglietelo questo Giove, perché a volte voi del Capricorno siete un pochino pessimisti a volte, no? Non sempre affrontate o siete magari anche troppo realisti, siete sempre molto coi piedi per terra, ma accogliete questo Giove con apertura proprio del cuore, perché Giove può portarvi delle opportunità e dei regali. Quindi siate aperti, io dico occhi e cuore aperti per accogliere le opportunità che Giove vi può portare, perché Giove, pensate, passa solo ogni 12 anni nel segno, quindi vogliamo accoglierlo, è il grande padre celeste, è la grande fortuna, quindi non mancherà di elargire per voi dei regali. E allora non lasciate che questo treno passi senza vederlo, no? Occhi e cuore aperti. E quindi vi potrà aiutare a realizzare quelle che sono proprio le vostre ambizioni. E tutti voi ne sarete appunto, beneficerete. Quindi questo è il mio augurio per voi, accogliere il Padre Celeste che già è entrato nel vostro segno il 2 di questo mese, e quindi qualcuno di voi starà già sentendo questi strali che portano anche maggiore serenità interiore, maggiore fiducia nelle cose della vita, no? Ecco, e quindi visto che comunque Saturno in questi anni, in questi due anni è stato nel vostro cielo e qualche volta magari vi ha portato qualche prova, magari un pochino di crisi, perché a volte Saturno questo lo porta, sorridete a questo Giove. Saturno e Plutone incideranno soprattutto nella terza decade,
del segno, quindi nati tra il 10 e il 19 di gennaio, che sentiranno molto questa forza, questa energia. È il momento per voi, appunto, per fare i tagli opportuni nella vostra vita, quindi guardare con attenzione, anche grazie a Plutone, dentro di voi, capire cosa desiderate trasformare nella vostra vita e quindi fare una bella pulizia là dove è necessario. Ripulire quindi quelle cose che non vanno più, magari quei rapporti che ormai sono logori, e anche fare una pulizia dentro di voi, vedere quali possono essere ancora quei pesi, quei fardelli, quei condizionamenti che non vi permettono di volare. E questa trasformazione è importante, quindi avete l'occasione proprio di un grande rinnovamento, anche perché al tempo stesso Urano favorevole dal Toro permette svolte e cambiamenti. Certo, questo Urano interesserà soprattutto i nati della prima decade del Capricorno, no? Però sono influssi che già possono anche sentire gli altri, e questo Urano permette dei cambiamenti importanti nelle vostre vite, no? Dare proprio una spinta nuova alla vostra vita. Quindi, è proprio un anno importante per voi, davvero un anno importante. Un po' di attenzione in effetti a Marte, perché Marte non è favorevole dall'Ariete. Abbiamo detto che Marte rimarrà molto a lungo in Ariete, quindi da fine giugno, 29 giugno, fino alla fine dell'anno. Quindi questo Marte, diciamo, è un po' la vostra spina di questo anno, no? E potrà ogni tanto darvi un po' di stanchezza. Potrete a volte sentirvi un po' nervosi, un pochino stanchi, perché a volte Marte questo lo dà, no? Quindi quello che vi posso consigliare è di aiutare il vostro fisico, anche perché comunque Saturno è già stato 2 anni e Saturno può incidere un po' sotto questo aspetto ed è ancora presente nel vostro segno. Quindi aiutatevi con qualche integratore, con qualche bella vitamina, magari con dell'aloe che dà molta energia, proprio perché comunque è un anno che vi impegna, dato che avete molte energie che vi interessano, no? Per cui è un anno certamente impegnativo, e lo sarà anche molto nel campo del lavoro, nel campo delle vostre realizzazioni personali. Quindi proprio per questo motivo aiutatevi e sostenetevi da questo punto di vista, e ogni tanto magari prendetevi un attimo di riposo, no? Voi che sempre, proprio come il simbolo del vostro segno, salite, no? La montagna per raggiungere i vostri obiettivi, ogni tanto anche godetevi un po' di sano riposo, no? Anche perché Urano nel segno del Toro incide molto nel vostro settore anche dei divertimenti, del gioco, quindi prendetevi un po' di tempo anche per rilassarvi, no? Ecco, questo è il mio consiglio. Cos'altro potrei aggiungere per voi? Per quanto riguarda il Capricorno, direi un po'... Ecco, Nettuno, volevo aggiungere Nettuno, che dal segno dei Pesci è anche favorevole, soprattutto per la seconda decade del segno, dal 1 al 9 di gennaio, e questo Nettuno vi può ispirare, soprattutto se siete dei creativi. Vi può anche aiutare nel vostro cammino spirituale, perché Nettuno è il pianeta anche della spiritualità, e vi può dare quel fiuto e quell'intuito che non sempre voi, appunto, prendete tanto in considerazione, perché siete un segno molto pratico. Ma diciamo che questo lungo passaggio di Nettuno favorevole nel vostro segno vi sta aiutando ad attingere maggiormente anche alla vostra parte intuitiva. Quindi, quali sono le parole chiave per voi? Direi che sono espansione e realizzazione e pulizia. Queste sono le 3 parole chiave.
Ecco, direi che abbiamo fatto la carrellata, stiamo un pochino sforando con il tempo, ma penso che insomma questo lo possiamo fare questa sera, visto l'argomento che è un argomento anche piuttosto ampio. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Allora, qualcuno mi chiede i segni d'acqua e i segni d'acqua li tratterò appunto domenica. Questa domenica, sempre alle 22, parlerò in particolare dei segni di aria e dei segni d'acqua. Quindi, se appartenete a questi segni o c'è qualcuno che vi sta a cuore di questi segni o avete l'ascendente in questi segni, seguitemi domenica perché parleremo proprio di questi segni. Allora, poi ci sono altre domande. Allora, che dire? Intanto saluto Daniela che mi sta seguendo, che dice io sono Ariete, quindi un anno importantissimo, avanti tutto Daniela. Qualcuno mi dice. Come si spiega, una domanda molto interessante, come si spiega che ci sono dei segni con cui non si riesce assolutamente ad andare d'accordo, anche se questo esula un pochino dal tema di questa sera, però rapidamente dico qualcosa. Poi faremo altre serate più avanti dedicate all'astrologia perché è un campo interessantissimo, no? Perché ci sono dei segni con cui non andiamo tanto d'accordo? Perché sono proprio quei segni con cui non c'è una vibrazione tanto armonica, no? Perché in questa bellissima geometria celeste ci sono i segni con cui c'è armonia e quelli con cui c'è un po' di meno. Con quelli con cui c'è un po' di meno non significa che non possiamo avere delle relazioni o dei rapporti, ma ci bisogna lavorarci un pochino più sopra. Certamente, in base al nostro tema di nascita e quindi a come sono disposte le nostre energie celesti, abbiamo proprio delle sinergie migliori con alcuni segni e con alcuni meno. Qualcuno mi dice: io sono del segno del Sagittario, ma non sono sicura dell'ascendente. Sul certificato di nascita c'è un orario, ma mia madre è sicura che l'orario sia un altro. I due orari non corrispondono, quindi corrispondono quindi a due ascendenti diversi. Quale dovrei scegliere? Questo non è facile. Allora, diciamo una cosa, e questo vale anche se non siete sicuri del vostro segno perché siete cuspide tra un segno e l'altro. Di solito in Italia sono abbastanza sicure gli orari trascritti all'anagrafe, sono abbastanza sicuri, tant'è vero che come astrologi noi, quando dobbiamo fare una ricerca, magari per personaggi famosi ci atteniamo a questi, no? A meno che proprio perché a volte anche magari i nostri genitori non ricordano poi così precisamente. Forse io mi atterrei più a quello, soprattutto se siete nati più di recente. Oppure affidatevi anche a quello che voi sentite, vi sentite più di un ascendente o di un altro, no? Ecco, anche questo è diciamo, un suggerimento. Ecco, qualcuno mi chiede, io sono acquario e per l'acquario dobbiamo aspettare, cara Anna, Maria, dobbiamo aspettare, mi dovrei seguire appunto domenica. Cancro, ascendente vergine, tenete in considerazione appunto i due segni, del cancro parlerò nella prossima diretta. Ci sono tante cose interessanti, anche tanti ringraziamenti. Allora, Carolina per esempio mi dice: sono un'ariete, sono sempre attiva, ma mi sento anche tanto stanca. Certo, lo capisco proprio perché ormai sono diversi anni che appunto ci sono Saturno e Plutone in Capricorno, segno ostile all'ariete che può stancare, questi aspetti possono stancare. È quello che anche questo Marte che vi darà tanta tanta energia. Però a volte potete sentirvi anche un pochino stanco. Che fare in quel caso? Ogni tanto staccate la spina, non pretendete troppo dalle vostre forze e aiutatevi appunto anche con qualche prodotto energizzante nel tal caso. No? Io lo so che voi Arieti non vi fermate mai, sto pensando al mio artista preferito che è un Ariete, Elton John, e non si stanca mai, 72 anni e 3 anni che è in tour per il mondo. No? E ogni tanto bisogna anche un attimino. Qualcuno mi dice: ho in vendita un terreno all'estero, quindi realizzerò la vendita. E se adesso non so di che segno sei, non me lo scrivi, ma se ho parlato che l'estero è favorevole, per te credo proprio di sì, chiaramente, no? Ecco.
Allora, questo ho risposto a qualche domanda, ma in ogni caso guarderò comunque le vostre domande, magari a qualcuno manderò qualche risposta precisa attraverso comunque il canale, o magari mi potete scrivere personalmente. Io tra l'altro vorrei salutare tutti, Cosetta, Antonio, Mariani, un carissimo saluto a te e diciamo un anno molto più fortunato. So un po' dei tuoi impedimenti l'anno scorso e quindi mi auguro che sarà veramente avanti tutta in questo nuovo anno per te che sei della Vergine. Io non so come ringraziarvi perché ci sono veramente tante domande, tanti commenti, che bello, no? È possibile rivedere la registrazione? Sì, perché va in differita qui su questo canale, per cui potete riascoltarla, soprattutto se non avete avuto tempo di prendere appunti o se volete appunto anche riascoltare il vostro segno. Cos'altro dire, ragazzi? Io vorrei anche dirvi che ho tanti programmi per il futuro prossimo da proporvi. Intanto, chiaramente, potete appunto, oltre a chiedermi le cose astrologiche o i programmi che riguardano invece la mia parte. L'altra mia grande passione che è quella dei viaggi, quindi dei luoghi di energia. Allora vi dico solamente, vi annuncio due cose questa sera per non portare troppo avanti le cose, ma intanto che ci sarà come tutti gli anni per il solstizio d'estate, tra il 20 e il 23 di giugno, ci saranno dei bellissimi percorsi tra le energie, gli allineamenti astrali in Sardegna. Quindi vi aspetto in Sardegna per osservare questi magnifici allineamenti e godere di queste meravigliose energie che si possono appunto accogliere negli antichi siti della Sardegna, nei nuraghi in particolare, in quel periodo dell'anno. E quindi vi aspetterò proprio per il solstizio d'estate. E se andate appunto sul mio sito ilfilodarianna.net potete già trovare tutto il programma. E poi vi voglio preannunciare che per luglio stiamo preparando il viaggio nei misteri dell'Inghilterra, quindi tutta la zona di Stonehenge, Avebury, con l'ingresso dentro Stonehenge, un viaggio veramente particolare e sarà tra il 26 di luglio e il 1 di agosto. Ve lo stiamo preparando. Manca veramente poco per gli ultimi dettagli e prestissimo sarà quindi presente, no? Chiedo qui alla regia se c'è già sul sito, non credo. No, non c'è ancora, ma a giorni sarà sul sito questo viaggio molto bello che stiamo preparando. E intanto a febbraio saremo in Cambogia per questo viaggio dove devo dire ringrazio tutti quelli che hanno aderito perché siete veramente un bel gruppo. E quindi ci sono ancora due posti disponibili, 222, e c'è ancora tempo fino al 10 gennaio se volete unirvi a questo viaggio olistico che potete visionare. Io l'ho anche postato qui appunto su Bridges of Light, però potete anche visionarlo sul mio sito internet. E devo dire anche che avremo l'onore, posso anticiparlo, io spero che non sia un segreto. Ma Gaetano, il nostro Gaetano, è nella nostra lista di partecipanti. Insomma, l'ho annunciato pubblicamente, ma insomma, sarà con noi. Allora, che dire, io sono strafelice perché è stata una bellissima diretta. Ma lo sono tutte, è bello essere qui, è bello essere in questo salotto, ormai è un salotto questo e sento che anche tutti gli altri relatori lo sentono tale, una famiglia e quindi è proprio bellissimo e vi aspetto qui in questa atmosfera natalizia domenica, lo ripeto alle 22 per proseguire con gli altri segni e vi auguro una buonanotte e gli auguri ancora a tutti i rappresentanti di segni di fuoco e dei segni di terra, direi che si prospetta un anno interessantissimo, pieno di cose per tutti voi e quindi
Grazie ancora per essere stati qui. Grazie, 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 grazie. Un bacio a tutti. Ciao. A prestissimo, perché domenica siamo di nuovo insieme. Ciao.